L'importanza di ridurre la colesterolemia in un'ottica di prevenzione cardiovascolare è nota al medico ormai da molti decenni. Le strategie di controllo della colesterolemia, tuttavia, negli ultimi anni si sono arricchite di modalità di intervento e di attuazione molto differenti, più articolate. Alla classica strategia del the lower the better, più in basso si scende meglio è, tipica per esempio dei soggetti in prevenzione secondaria o di chi ha già avuto un infarto, e che è nata soprattutto per la disponibilità di farmaci in grado di ridurre in maniera drastica la colesterolemia LDL stessa fino al 50, 60 o in combinazione addirittura 70-80%, si è infatti affiancata una strategia più soft, più adatta naturalmente ai soggetti in prevenzione primaria, che potremmo definire con il concetto del the sooner the better, prima inizio meglio è. Qual è il presupposto teorico di questo tipo di intervento? Sono soprattutto i grandi studi di prevenzione primaria e di randomizzazione mendeliana che hanno dimostrato che piccole alterazioni del patrimonio genetico delle persone, che si traducono in variazioni anche relativamente piccole, di pochi milligrammi decilitro della colesterolemia totale dell'LDL stessa, per il fatto di essere instaurate praticamente fino dalla nascita o addirittura dalla vita in utero, comportano nel tempo un impatto molto significativo, molto ampio, sul rischio cardiovascolare, che risulta ridotto fino al 20, 30, 40% rispetto alle popolazioni di riferimento. Quindi il concetto è che pochi milligrammi di differenza mantenuti per tutta la vita possono avere un effetto sulla colesterolemia LDL, in particolare sul rischio cardiovascolare, comparabile a quello di interventi molto più ampi, ma attuati e mantenuti per una durata della vita molto, per un periodo della vita molto più breve. Come si possono ottenere queste variazioni e queste modificazioni? Naturalmente l'intervento principale rimane la correzione dello stile di vita, anche se ormai è noto che la correzione dietetica ha spesso un impatto sulla colesterolemia LDL minore di quanto spesso si pensi. Quando il medico quindi ravvede l'opportunità, per motivi di varia natura, essenzialmente di valutazione clinica, di ottenere un intervento più marcato, può certamente utilizzare o integratori finalizzati al controllo della colesterolemia stessa, o farmaci a basso dosaggio. Si tratta in ambedue i casi di molecole con un'efficacia documentata, con un profilo di sicurezza molto elevato, che possono consentire questi interventi tempestivi, di ampiezza non grandissima, ma duraturi, che sono probabilmente della massima importanza nella prevenzione del rischio cardiovascolare. E in questo mondo, infatti, si sta diffondendo il concetto che quello che conta è ridurre l'area sotto la curva, cioè il profilo della colesterolemia che la persona mantiene nel tempo, nel corso della sua vita, dovrebbe essere costantemente abbassato, ed è l'area che riusciamo a rosicchiare, tra virgolette, con interventi di varia natura, al profilo spontaneo di andamento della colesterolemia stessa, che descrive la nostra capacità di ridurre il rischio cardiovascolare. Anche perché l'allungamento della speranza di vita media naturalmente lascia più tempo al colesterolo di fare danni, quindi anche piccole anomalie della colesterolemia stessa, se mantenute per i 70-80 anni che caratterizzano ormai la vita media delle persone, possono essere in grado di, alla fine, di comportare la comparsa dell'evento clinico. La strategia complessiva di gestione della colesterolemia quindi diventa un approccio drastico nei soggetti ad alto rischio, un approccio tempestivo, spesso di ampiezza non particolarmente ampia, ma di analoga importanza nella riduzione degli eventi cardiovascolari, nelle persone viceversa con un rischio meno elevato e oscillazioni della colesterolemia meno ampie.